Allenarsi a casa è comodo, questa è la prima cosa, quindi l'home fitness viene incontro a un'esigenza organizzativa sempre più diffusa. Non si può uscire da casa, si ha poco tempo per spostarsi, ci sono degli impegni familiari, impegni di lavoro, tantissime motivazioni che ci fanno avere poco tempo per la nostra cura del corpo, per la nostra attività fisica. Dentro un ambiente domestico, potremmo essere anche in albergo per esempio se siamo fuori per lavoro o in vacanza, noi possiamo fare tutta una serie di esercizi che ci consentono comunque di mantenerci in forma e di stimolare, diciamo, quelle che chiamiamo grandi funzioni organiche. Possiamo usare piccoli attrezzi, possiamo farli a corpo libero, poi magari vediamo bene cosa ci consigliano appunto le nostre insegnanti tra poco, ma quello che conta, noi abbiamo poco tempo, ma così non dobbiamo rinunciare all'attività fisica. Poi ci sono anche persone in realtà che fanno sia l'uno che l'altro, cioè alternano, fanno allenamenti all'aperto, fanno allenamenti nelle palestre con tutte le attrezzature, con i vari insegnanti, e in più fanno anche degli allenamenti a casa. Questo perché così ricevono tanti più stimoli diversificati e riescono a mantenersi in forma sempre meglio. Una cosa importante, ovviamente gli agonisti fanno tutt'altra tipologia di allenamento, ma non è il nostro ambito di interesse. Quando parlo di mantenersi in forma con più allenamenti, è perché abbiamo bisogno di avere costanza e una certa frequenza nel lavoro. Cioè il corpo, per essere in salute, ha bisogno di acquisire uno stile di vita che prevede durante la settimana più volte in cui si dedica a un'attività, diciamo, strutturata. Che vuol dire strutturata? Con esercizi precisi. Quindi non è che fare le pulizie domestiche può annullare i 20 minuti di ginnastica. La ginnastica ha un'attività e una funzione ben precisa, perché è educativa per la posizione del corpo e per tanti altri motivi, ok? Quindi l'home fitness ci aiuta a essere costanti proprio a dare questi stimoli al corpo quando non si può fare altrimenti. Ma poi l'insegnante ce lo scegliamo. Noi possiamo avere un insegnante fuori città, fuori nazione. Possiamo finalmente decidere qual è l'istruttore, il tipo di lezione che vogliamo, dovunque questa lezione sia, grazie appunto all'online e alle tecnologie. Attenzione, mi raccomando, quando scegliete gli insegnanti che sappiano dare spiegazioni bene, complete, in modo che vi potete correggere, che fanno vedere bene gli esercizi in modo che voi a forza di ripetere i video diventate sempre più bravi copiando la loro bravura, e soprattutto non scegliete la lezione che va di moda, divertente, accattivante, ma che non è adatta a voi. Se avete mal di schiena, se avete incominciato questo mese, certi programmi di allenamento, anche se sono casalinghi, home fit, sono abbastanza intensi, quindi attenzione, questo è il vostro compito. Scegliete bene come allenarvi e anche come divertirvi, perché vi dico che è divertente. Eccoci, è il momento della parte pratica di esercizi e consigli delle nostre insegnanti. Incominciamo con Casia, che ci aspetta a Ragusa. Ciao Antonella, eccomi! Oggi vi faccio vedere gli esercizi che possono essere inseriti in un circuito total body. Il mio attrezzo di oggi è l'asciugamano. Primo esercizio, presa sicura, a fondo in avanti. Avanti, rimani, gira e ritorno a casa. Alterniamo le gambe, ritorna, avanti, giù e ritorna. Per il secondo esercizio servono due asciugamani piccoli. Posizioniamo i nostri asciugamani sotto i piedi, andiamo in plank, scivola a destra e ritorna a casa, a sinistra e ritorna a casa, alterna le gambe e ritorna a casa. Terzo esercizio, jump in jet, tira forte l'asciugamano, andiamo, avanti, su, avanti, su, avanti, su. Questi erano i miei esercizi di oggi, workout con asciugamano, oltre ad essere allenante è anche molto divertente. Grazie, ciao!
dalla Sicilia passiamo a Caprarola, provincia di Viterbo, e andiamo a casa di Ilaria. Ci sei, Ilaria? Ciao, ci sono! Sono pronta per fare un piccolo circuito per i nostri amici da casa. Andremo a fare 4 esercizi di media intensità, lavoreremo 30 secondi, 15 secondi sarà la pausa. Si faranno 4 giri e tra un giro e l'altro recupereremo un minuto. L'attrezzo che andremo ad usare sarà una sedia. Pronti? Al lavoro! Primo esercizio, appoggiamo la pianta del piede sulla sedia e saliamo con l'altra gamba. Al prossimo giro la gamba verrà cambiata. Secondo esercizio, posizione di plank, appoggiamo le mani sulla sedia, contraggo l'addome e il gluteo e porto le ginocchia alternate al petto. 30 secondi. Terzo esercizio, andremo a lavorare i bicipiti, ci posizioniamo davanti alla sedia, scendiamo con la schiena dritta, pieghiamo i gomiti e scendiamo lentamente. Quando risaliamo, apriamo e chiudiamo le gambe. Quarto esercizio, un esercizio di cardio, posizioniamo la sedia al centro, facciamo una corsetta intorno alla sedia, arrivo a bruciare all'ingegno. Buon lavoro a tutti, ciao Antonella, a presto! Per fare questo esercizio mi raccomando la sedia senza imbottitura, ok? Terzo insegnante, Vicenza, andiamo da Marta. Ciao Antonella, oggi vi farò vedere degli esercizi da performare a circuito che potete fare tranquillamente da casa semplicemente usando uno zaino e delle bottiglie di acqua. Il primo, lo squat. Posizioni i piedi più larghi delle spalle, performo uno squat mantenendo gli avambracci in tensione, quindi spingo verso l'esterno, coinvolgendo così tutta la catena posteriore, mi raccomando l'addome in tenuta. Il secondo, lo swing. Porto lo zaino tra le gambe e in una esplosione estendo simultaneamente ginocchia e anche stringendo i glutei in completa estensione. Mi raccomando, addome in tenuta anche qui. Il terzo, affondo dietro, torsione, torno e porto lo zaino verso l'alto. E ancora, affondo, torsione, torno, porto lo zaino verso l'alto. Il quarto, appoggio il piede a terra, in posizione di piegamento, quindi in planca, faccio un piegamento, apro in side plank, quindi planca laterale, ritorno, side plank. Se questo diventa troppo difficile, appoggio le ginocchia a terra e performo lo stesso esercizio, rendendolo più semplice, appoggiando le ginocchia. Beh, un esercizio bello strong, direi. Cambiamo ancora. Finale ligure, Savona, a casa di Jessica. Ci sei? Sei pronta? Eccomi, eccomi. Ciao a tutti. Io sono prontissima. Vi faccio vedere 4 esercizi da fare comodamente a casa con l'utilizzo di una cassa d'acqua, 10 ripetizioni per 3 volte. Primo esercizio. Mi seguo, gambe divaricate, schiene dritta, addominali attivi. Mi raccomando, stendete bene le braccia. Secondo esercizio, alleniamo la parte inferiore del corpo. Mi raccomando, tenete il ginocchio perpendicolare al tallone, addominali attivati e sedere stretto. Terzo esercizio. Appoggio i gomiti sulla cassa d'acqua e apro lateralmente. Quarto e ultimo esercizio. Ok, il mio compito è finito. Passo la parola alle altre. Per finire questo tour
Calabria, a Marina di Sibari, a casa di Lenka. Lenka! Eccomi! Sai qual è l'attrezzo migliore in assoluto? È il tuo corpo. Oggi ti faccio vedere tre sequenze di esercizi funzionali di livello medio avanzato, ma che ti garantiranno una forma fisica strepitosa. Sequenza numero 1. Forza, resistenza. Naturalmente, simmetrica. Sequenza numero 2. Stabilizzazione. Mobilità articolare. Sequenza numero 3. Mobilità e resistenza cardiovascolare. Movimento è la vita. Ciao!